Almanacco europeo. Eccoci con la nuova rubrica Almanacco Europeo a cura del nostro Federico Mancini. Allora, ci dicevi Belgio. Allora, parliamo del Belgio, l'ente di ingrandimento sul Belgio e facciamo chiaramente un excursus su quello che sono i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti presentati all'Europeo. Nei portieri abbiamo Courtois, che è un lungaccione che con la partita con l'Italia si è rilevato di ottimo, diciamo, una prestazione veramente eccelsa, perché ha sventato con la sua manella, come si vuol dire a Napoli, due tiri da lontano e ha giocato abbastanza bene. Ricordiamo che Sicuramente sì. Courtois gioca nel Chelsea e quindi si ritroverà come allenatore Conte. Esatto. Nei portieri volevo sottolineare che in panchina il Belgio ha portato anche Gillet, ex Ah, Torino, che giusto, oggi giusto. gioca nel Mechelen, una Mechelen. squadra olandese, e poi come terzo portiere c'è anche Mignolet del Liverpool. Esatto. Nei difensori dobbiamo dare un attimino un metro di attenzione a due difensori, uno del Barcellona, Vermaelen, che ha giocato, insomma, alti e bassi, ombre e diciamo, Beh, coperture ben nella fatte. Nella scorsa più ombre, scorsa visto che è più stato ombre, il era suo un ombrologo, allenatore. esatto. Invece un giocatore che a me è piaciuto molto, Chi forse sta? Chi sta? non è Chi sta? stato visto nel Sottolineato. calciomercato, è un Vertonghen del Tottenham, Bel perché difensore. ha coperto, addirittura ha rimproverato, ha fatto una chiusura stupenda su un calciatore dell'Italia e praticamente in quella occasione ha rimproverato tutta la difesa che si era fatta trovare un attimino fuori posto. Vertonghen non è solo un difensore, ma è un difensore con capacità propulsive, si è proposto anche in avanti, ha cercato Certo. di trasmettere la sua grinta, cosa che comunque non è avvenuta. Nei centrocampisti sottolineiamo, oltre al già saputo Nainggolan della La Roma. Roma, c'è Witsel che Il famoso Witsel. Dello Zenit di Pietroburgo, che oggi Sì, praticamente senza è Pietroburgo. oggetto di trattative, addirittura pare che ci sia la Roma che voglia trattare con lui. Nei centrocampisti abbiamo uno che praticamente è stato oggetto di corteggiamento negli anni scorsi del Napoli, c'era sempre questo fatto: suo figlio non suo figlio, quando suo figlio e quando a che ora suo figlio, eccetera. E praticamente era Fellaini del Manchester Il famoso Nando United. Paone, qualcuno Praticamente dice, Fellaini, molto che somigliante. praticamente è uno che si tinge i capelli di color oro e c'ha questo Capigliatura cammina, c'ha i verificabile. capelli ricci, e quindi quando cammina questi capelli sembrano tipo, non so, i ricchi, i camaleonti, Ah, i non cugini mi di ricordo, quei, campagna. bravo, bravo, e questi capelli che ballano e sono puliti perché non abbiamo visto nessuna zecca mentre Lasciamo camminava. perdere. Quindi però il giocatore alti e bassi, non so, l'ho visto un poco acerbo, non mi è piaciuto granché nella partita con l'Italia, non so tu che ne Migliore del pensi. centrocampo Nainggolan, infatti è stato levato. E per quanto riguarda gli attaccanti dobbiamo fare due segnalazioni, oltre a Carrasco, Ferreira Carrasco. Carrasco che tutti hanno visto nell'Atletico Madrid, ci sono chiaramente Hazard del Chelsea che si ritroverà a Conte, ha giocato benino, insomma, Ha giocato una ha buona partita. dimostrato di essere, insomma, all'altezza. Poi c'è De Bruyne del Kevin De Manchester Bruyne. e City, e chiaramente abbiamo il nostro Il nostro Dries Mertens, che Mertens. chiaramente anche in Belgio è dovuto entrare per A dopo, e gara in vabbè, ormai corso, si a gara sa in che è corso. uno che Ormai ha questa entra, etichetta. diciamo, nel secondo tempo. Una nota a margine: gli attaccanti e Origi del Divo Liverpool, Origi Origi. del Liverpool che Sì. praticamente è entrato. E chissà, sai benissimo che quando uno entra fresco è nel pieno delle potenzialità atletiche, ma ha Esattamente. fatto uno strafalcione sotto area che veramente era da dargli degli schiaffi. Ha perso Nota una palla, stonata, insomma, nota stonata. il suo, non so se è soltanto una situazione, C'è anche diciamo, Romelu Lukaku che si è mangiato anche lui in Lukaku, quel anche caso. lui, Lukaku, insomma, dell'Everton, insomma, ha fatto una partita non, diciamo, a Ci si attende di più da questo perfezione, Belgio, già a perché partire da comunque, stasera. non so, forse nel suo avvicinarsi al campionato europeo, nelle qualificazioni, forse il Belgio ha avuto tanti punti perché ha giocato veramente bene. Sì, Capita sicuramente sì. di che quando arrivi al traguardo sei un poco fuori fase per Questo aver pure è dato di vero. più. Infatti, come Però dicevamo prima, fra l'altro, poi arrivi sotto sotto, devi dimostrare tutto e subito, ma in poco tempo. e quindi diciamo che Lukaku, insomma, poteva rendere di più, però complessivamente questo è il crono,
il cronoruolo dei vari ruoli cui l'allenatore Wilmots ha fatto come convocazione. E non è male. Non è male, e quindi con questa prima puntata dell'Almanacco Azzurro abbiamo voluto identificare. Io ho questo vizio di No, ormai sai, l'abitudine. Scusate, grazie direttore che mi hai corretto. No, vabbè. Diciamo di azzurro c'è il rapporto fra Belgio contro Italia nel match passato. Per l'almanacco degli europei 2016, questo è quanto per quanto riguarda i convocati della nazionale belga. Mi sembra di aver detto tutto.